le vele, le vele, le vele, che schioccano e frustano al vento, che gonfia di vane sequele, le vele, le vele, le vele, che tesson e tesson, lamento, volubil che l'onda che ammorza, nell'onda volubile smorza, nell'ultimo schianto crudele, le vele, le vele, le vele. Vasto dentro un odore tenue e vanito, di catrame vegliato dalle lune, elettriche sul mare appena vivo, il vasto porto si addorme, il vasto porto si addorme, il vasto porto si addorme. Lino Campana è nato a Varradi il 20 agosto del 1885 e ebbe una infanzia serena, tranquilla, ma nell'adolescenza iniziò questo suo bisogno di viaggiare, di camminare, di muoversi. Era un ragazzino ribelle e qualcuno magari comincia a pensare: il figlio del maestro è un po' strano. Campana poi lascerà Varradi per andare a studiare a Faenza e poi si iscriverà all'Università a Bologna. Parte e se ne va in giro, addirittura arriva fino in Belgio, in Francia, ma al suo ritorno pagherà questa bravata finendo in manicomio a Imola. E il vasto porto scilla dentro un ritmo affaticato. Il padre si pente di questo suo di averlo portato a Imola e Campana a un certo punto ritornerà di nuovo in paese, ma questo bisogno di partire lo porterà fino al di là dell'oceano, in Argentina. Ogni volta però c'è come un bisogno di tornare a Varradi. Lui scriverà: conosco una musica dolce nel mio ricordo, senza ricordarmene neppure una nota. So che si chiama la partenza o il ritorno. Questa sua voglia di fuga, no? Questo motore interiore che poi l'ha portato in giro in Italia, l'ha portato in Europa, poi anche oltre oceano. Questo desiderio di fuga che si mescola però anche alla dolcezza del ritorno a casa. È stato un continuo errare, vagabondare, quello di Lino Campana. Ed è stato un vagabondare anche alla ricerca di se stesso, alla ricerca dell'equilibrio tra le sue anime, alla ricerca di ispirazione per la poesia. E forse questo equilibrio lo trovava spesso nei lunghi viaggi, non solo nelle città, ma soprattutto nella natura. La natura che spesso è stata salvifica per Lino Campana. Tornerà a Varradi. Comincerà a scrivere le sue poesie, i suoi testi e sentirà il bisogno di farli leggere a qualcuno. Li porterà a Firenze, a Soffici e Papini, i due maggiori rappresentanti letterati del tempo. Soffici prenderà questo manoscritto dal titolo Il più lungo giorno e Campana tornerà a Varradi. E a Varradi troverà 44 cittadini che anticiperanno 2,50 lire per pubblicare i Canti Orfici. È una poesia dove i giovani si ritrovano, perché la modernità di Campana sta proprio nel fatto che Campana riesce a valorizzare la vita, riesce a rappresentarsi come un personaggio che è vissuto con difficoltà, sì, ma ha amato la vita. Sono sfiorite le rose, i petali caduti, perché io non potevo dimenticare le rose, le
le cercavamo insieme, abbiamo trovato delle rose. Erano le sue rose, erano le rose, erano le sue rose. Pensiamo anche all'amore, al modo in cui questa storia, che oggi forse verrebbe definita quasi tossica, tra lui e Sibilla Leramo, questo amore che sembra corrisposto poi diventa qualcosa di invece di impossibile, di irraggiungibile. La frustrazione di un uomo solo, ovviamente, che vive tra i suoi viaggi, la sua solitudine e le sue poesie, la sua arte, e anche il suo desiderio di amore. E questa storia è indubbiamente una storia, anche questa, molto rock and roll, che sembra un paradosso, ma è qualcosa che potrebbe essere raccontato benissimo in una canzone di oggi, in un pezzo di ragazzi di 20 anni. E quindi avvicina questo, tutto questo, Campana, al contemporaneo e forse al mondo giovanile. C'è tantissimo amore dentro Campana, c'è l'amore verso Sibilla Aleramo, che, come hai detto, sì, è anche molto, molto tossico, ma c'è anche in questa ricerca d'amore anche tanta caparbietà, nell'amore che Campana mette dentro la poesia. Anche la stesura dei canti orfici, i momenti in cui vengono perduti, e lui non si ferma, va avanti, li riscrive nuovamente. Anche lì c'è tanto amore, comunque tutto l'amore, quei sentimenti che Campana mette all'interno della sua vita. Questo viaggio... Cara, se credi che abbia sofferto abbastanza, sono pronto a darti quello che mi resta della mia vita. Vieni a vedermi, ti prego. Tuo Dino. Ecco, questa è una lettera del 17 gennaio 1918 che Dino Campana spedisce a Sibilla Aleramo presso l'Istituto Francese qui a Firenze dal manicomio di San Salvo, dal primo piano del padiglione maschile di Tranquilli, dove noi risiediamo da 24 anni, noi Chille della Balanza. È chiaro che entrando in questo posto, la presenza di Campana, l'odore di questa chiusura di Campana si percepisce immediatamente. Campana arriva qui dalla Strassegna, viene spedito qui, trasferito, si diceva, per ordine del sindaco di La Strassegna, perché ne combina una delle sue, il rincorre dei ragazzi che lo stanno prendendo in giro proprio nel centro, da sotto alla trattoria Sanesi, dove spesso Campana mangiava, e al tavolo a fianco forse c'era Enrico Caruso, entrambi due figure straordinarie del Novecento fiorentino. Caruso è napoletano ma vive a lungo alla Strassegna, e entrambi che soffrono d'amore, Caruso per la sua donna che lo aveva abbandonato per l'autista, Campana per Sibilla che non vuole più rispondere, non risponde neanche a questa lettera. Non risponde a questa lettera e viene poi rinchiuso nell'altro manicomio, quello di Castelpulci. Castelpulci è un po' un manicomio di serie B, ci va il residuo proprio delle persone, quindi Campana viene considerato un povero uomo in un luogo dove le persone non sono più persone, e i psichiatri entrano nelle loro camere attraverso due chiavi, la chiave maschile e la chiave femminile, che consente loro di entrare in questi reparti rigidamente divisi. Noi, vivendo qui a San Salvi da 24 anni, continuamente ci immergiamo nelle parole, nelle poesie di Campana, un uomo che diceva: non sono io fuori dal mondo, è il mondo che è fuori di me. Ecco, forse questa è una riflessione di un'attualità devastante per tutti noi. Campana nasce in età adolescenziale. Io ho avuto la fortuna di avere questa professoressa che, sapendo il mio amore per la musica rock, mi presentò Dino Campana come l'unico poeta rock italiano. E da lì approfondì la sua vicenda biografica innanzitutto, e poi la sua poesia, ed è un amore che mi sono portato per molti anni. Poi è stato qui a San Salvi che
lavorando assieme a Achille della Balanza, nacque questa idea di provare a musicare i canti orfici per un loro spettacolo, e in quel momento mi venne in mente che Dino Campana definiva la sua lirica una poesia europea musicale colorita. Allora questa definizione mi è risuonata spesso in mente quando poi ho provato a prendere i canti orfici per l'ennesima volta in mano e a provare a trasformarli in autentiche canzoni, e così poi sono nate queste 11 canzoni che mantengono assolutamente le liriche così come Campana le ha scritte. La speranza è quella che anche con l'aiuto del maestro Riccardo Tesi siamo riusciti a dare giustizia all'idea originale di Dino. Puglia è il luogo dove Campana ha vissuto dal 1918 al 1932, per 14 anni della sua vita, quello che l'hanno portato poi a morire qui il 1 marzo del 1932. Campana fu seppellito nel quadrato dei matti del cimitero di San Colombano in un ossario comune. Pochi anni dopo la morte, Piero Bargellini provò a ritrovare le ossa del poeta, cercando di riscoprire al contempo anche l'opera. Attorno a questa lettera di Bargellini, a questa ricerca che lo portò su in questa bella piana fiorentina, si coagulò un reticolo di intellettuali dell'epoca e anche una raccolta economica che permise nel marzo del 1942 di traslare le ossa di Campana dal cimitero di San Colombano alla bellissima abbazia di Badia Settimo, nella cappella di San Bernardo adiacente all'abbazia. Fu traslato nel marzo del 42 alla presenza di Bottai e dei più illustri intellettuali del tempo, fra cui Montale, Luzzi, Gatto, Pratolini, Parronchi. Fu una cerimonia importante per questo territorio e fu anche rendere onore a un grandissimo poeta che in quel momento lì fu anche riscoperto dall'intellettualità intera. Ma la pace di Campana tra le mura, ecco, dell'abbazia di Badia fu toccata dal passaggio della guerra. Il 4 d'agosto del 44 il campanile di Badia Settimo fu minato e nel ricadere distrusse la cappellina. Pochi anni dopo la guerra, alla fine della guerra, le ossa furono definitivamente traslate nella navata sinistra dell'abbazia di Badia Settimo, dove tuttora si trovano e dove è possibile anche ammirare la tomba del poeta. Abbiamo sentito le parole di Campana camminare e crescere insieme a noi. L'unica opera, I Canti Orfici, che Campana scrisse in vita, e il carteggio poi che ha lasciato nelle sue lettere indirizzate non soltanto a Sibilla Aleramo ma anche a una serie di autori, anche lettere di carattere personale, costituiscono per noi un elemento non solo di accompagnamento, di approfondimento, ma anche un elemento di bellezza e di avvicinamento all'opera poetica di un grandissimo autore del Novecento. Me ne vado per le strade, strette, oscure e misteriose. Vedo dietro le vetrate affacciarsi gemme e rose. Dalle scale misteriose c'è chi scende brancolando. Dietro i vetri rilucenti sta le ciane commentando. La stradina è solitaria, non c'è un cane, qualche stella. Nella notte sopra i tetti e la notte mi par bella. E cammino poveretto nella notte fantasiosa, pur mi sento nella bocca la saliva disgustosa. Via dal tanfo e per le strade, e cammina e via cammina, già le case son più rade. Trovo l'erba, mi ci stendo, acconciarmi come un cane. Da lontano un ubriaco canta amore alle persiane.